aveva forma di ragù, pensando all'arancino. Scommesse sullo stato di ebbrezza di quello che ha costruito quella casa, perché oggettivamente è un po' stortina. Possiamo noi che la vediamo stortina, è proprio storta, guardate che adesso. Questo è il golfo di Morbihan con la bassa marea. Quindi deve salire comunque la marea, veramente particolare con questo tramonto. E noi stiamo cercando un posto dove dormire, a Sgamo. Bello un orsetto. Oh, vado. Che spunta dal buio. Un gremlin. Buongiorno, non lo so, ma il golfo di Morbihan. E anche se più vicino, tutto aggiunge un po' di suggestivo a questa situazione. Questa specie di palude dove pescano ostriche. Siamo riusciti a dormire qua in questo posto veramente particolare. E qui c'è una strada con un cartello che dice che questa strada può essere sommersa. Quindi quando vai, stai attento perché non è detto che ritorni con le maree. E si vede un'isoletta. I minions stanno dormendo. Minion grande. Ho fame. Dice che ha fame, adesso facciamo colazione. E poi dovremmo andare da Amboise, dove c'è un castello, dove c'è l'ultima residenza di Leonardo da Vinci con tutte le sue invenzioni in mostra. Ho pensato che potesse essere carina per le bimbe da vedere. A dopo. La fontanella va col rubinetto, ma a manovella. Stavamo per andarcene via senza trovare il punto acqua, che è dipinto verde, talmente verde da essere quasi mimetico, soprattutto se lo vedete. Vi spiego in questo modo, no? Con gli alberi dietro magari. Tra l'altro sono arrivato qua e ho detto, mannaggia, ma questo qua non funziona, non ha l'attacco, come funziona? E invece funziona in realtà così. Per un poco va da solo e poi lo potete pure fermare per evitare che si allaghi tutto, ma questo come vedete l'ho scoperto dopo. Quindi con le nostre simpatiche, anzi ve le faccio vedere come siamo attrezzati per l'acqua. La nostra attrezzatura per l'acqua è questo imbuto da meccanico che serve esattamente per metterlo così qua, anzi vorrei comprare una ventosa per fare in modo che sta qui perché devo ogni volta chiamare Emiliana. Poi queste bellissime ghirbe 20 litri, quindi una volta e mezza di queste si riempie il serbatoio, poi la scuoti un po' così e magari la lasci asciugare, però quando non si riesce a caricare con la pompa è fantastica e dopo la metto così soltanto per farla asciugare un poco, ma praticamente dopo è un attimo piegarla, riporla e occupa poco spazio. E perché in California sapete che è fondamentale. Siamo, non lo so il nome della città in cui ci troviamo. Lì c'è qualcuno, una strana imbarcazione composita che sta pescando, credo. Qui ci sono delle canoe, ma anche volendole prendere, abbiamo visto poco fa passare qualcuno
la corrente è talmente forte che ad andare è facile facile, ma risalire credo non sia per niente facile. Basta, adesso ce ne andiamo a Amboise, dove ci dovrebbe essere questo castello e Clos Luz, la residenza dove è stato Leonardo da Vinci nell'ultimo periodo della sua vita, e dove ci sono riprodotte tante sue invenzioni riprodotte in scala. Penso che alle bimbe dovrebbe piacere. Basta paesini marittimi, ci tuffiamo qua in mezzo alla valle della Loira, con queste stradine serpeggianti immerse nel verde. Per fortuna non abbiamo scelto l'autostrada, ci siamo stati un'ora in più, non ho visto anche questo topo spiaccicato al centro di strada che abbiamo appena passato. Ma non è quello che noi andiamo a guardare. Eccoci ad Amboise, in questo bellissimo parco del Clos Luz, questo castello, questo maniero, dove Leonardo da Vinci ha vissuto gli ultimi 3 anni, dove hanno saputo valorizzare, a differenza dell'Italia, le sue opere ingegnose, ricreando dei modellini creati da IBM sulla base dei disegni di Leonardo da Vinci, e all'esterno alcune opere anche realizzate in dimensione reale o quasi reale, e adesso le bimbe si divertiranno ad esplorare. Hai visto che fa salire l'acqua, Eden? Spara. Ma che tu... Uccidiamo mamma e papà! Sembra un leone. Guarda quanto acqua solleva. Ora pian piano la veste. Su questo Clos Luz e la mostra di Leonardo da Vinci, veramente simpatico. Il biglietto è altino, 17 euro a persona, i bambini sotto 7 anni non pagano, quindi vi rifate su questo. La sala delle invenzioni è veramente bella, le invenzioni esposte fuori fanno svagare un po' i bambini. Come diceva qualcuno sul forum dei camperisti francofoni, è l'ideale come tappa per far sgranchire un po' i bimbi dopo una lunga sgroppata, quindi o all'andata o al ritorno, per spezzare la strada per la Normandia o per la Bretagna. Tra l'altro il parco è gradevolissimo e, se vi può servire, l'orario di chiusura è quello delle 19, ma il parco chiude alle 20 d'estate. E l'ultima visita al castello è alle 18:20, e quindi poi c'è tempo per stare un po' qui fino alle 20. C'è anche un parco giochi, 3 ore gradevoli, e c'è tutto il tempo per guardarlo, quindi 2-3 ore
sono il tempo da dedicare a questa esperienza. Eva? La Family Trip è stata guidata dal profumo di Sasizza e ha deciso di posteggiare il furgone.